Gli avevano dato le ore contate sulla panchina del Livorno, la sua squadra sembrava essere allo sbando e i numeri non gli lasciavano scampo. 8 punti in 7 giornate, media esatta di un gol a partita e soprattutto un presidente sul punto di accendersi come un vulcano. Leonardo Acori invece si tiene stretta la panchina del Livorno, ci mette 5 bulloni per saldarla e per una domenica fa nulla che di mezzo ci va un collega, Braglia del Frosinone, che dopo il 5-2 del Pichi dovrà stare molto attento anche alla sua posizione. Non c'è Tomas Danilevičius impegnato con la nazionale lituana, ma c'è un ritrovato Rossini, al quale se avessero detto come sarebbe andata questa domenica neanche ci poteva credere. Segna una doppietta di cui un eurogol più un assist. Dopo 16 minuti il Livorno è già avanti di 3 gol. Rossini timbra il primo cartellino al 7°. Orto di testa alla sinistra di Frattali, che si trova tra i pali a sostituire lo squalificato Vincenzo Sicignano, e per lui sarà un incubo continuo. I laziali si appoggiano su Santorubo, ci sarebbe anche Der, ma in 2 contro 11 si fa davvero molto dura. E se all'11° l'Oviso fa partire un missile terra-area Frattali, anche in versione Gigi Buffon, avrebbe potuto farci ben poco. Il Livorno spinge bene sugli esterni, concretizza tutto quello che arriva in avanti e la difesa del Frosinone non può definirsi impeccabile. Eder prova a cacciare la testa fuori dal sacco, ma quando lo fa è soprattutto per recriminare. Il rigore, secondo Celi, di campo basso non c'è e il tiro al bersaglio verso la porta degli ospiti continua con Francesco Tavano, che impegna Frattali con i pugni. E a proposito di pugni, il Frosinone è peggio di un pugile suonato. Neanche aggrappandosi alle corde del ring riesce a restare in piedi. E la KO arriva al 16° minuto, quando si chiude il triangolo Pulsetti-Rossini-Pulsetti. Il Frosinone è battuto e magicamente Aldo Spinelli in tribuna ritrova il buon umore. Lui, che la domenica era stanco di stare in poltrona, oggi può ritenersi soddisfatto per aver passato finalmente una domenica allo stadio. Per chi ha perso il conto, il risultato è sul 3-0, ancora per poco. Minuto 36, Rossini decide che domani sulla prima pagina dei giornali sportivi vuole vedere la sua faccia. Poco importa se troverà invece la parte posteriore del suo piede. Il Picchi si alza in piedi per applaudire il tacco alla Mancini, che sbatte sotto la traversa di Frattali. L'attaccante toscano si gode il momento e si toglie la polvere di dosso accumulata tra panchina e tribuna in questi ultimi mesi. Può una squadra in vantaggio di 4 gol farsi beccare in contropiede in casa e restare in 10 uomini? La risposta è sì, se il calciatore in questione è Miglionico. Stende Der e lascia i compagni in inferiorità numerica. Santorubo ci mette la testa in chiusura di primo tempo. De Lucia non ha problemi a rispondere. L'ex attaccante del Bari suona la sveglia dell'orgoglio laziale. L'orologio è puntato al 7° della ripresa. È l'1-4, serve a poco se non alla classifica marcatori di Santorubo. Nel calcio i miracoli esistono, ma si ripetono sporadicamente. Un minuto dopo Antonazzo cerca il tap-in del -2, ma gli gira male. All'11° Rossini esce e il pubblico di Livorno gli riserva una meritata standing ovation. Per chiudere bene la giornata deve arrivare anche il gol di Ciccio Tavano. L'incursione è buona, l'idea di piazzare la palla sul secondo palo anche, ma la porta è qualche centimetro più in là. Tra il 22° e il 25° il Frosinone, sotto di 3 reti, prova a salvare la faccia con Martini prima ed Eder poi. Quando qualcuno inizia a pensare che per oggi può bastare così, Ciccio Tavano alza il dito e ricorda che non si possono spegnere i riflettori se prima non si sono accesi su di lui. L'interruttore lo preme Nocentini, che al 29° manda il Livorno con Tavano dal dischetto, che realizza il 5-1. Con il gol di Tavano si può andare tutti a casa? Ancora no. C'è qualcuno che deve raccogliere i frutti di una buona prestazione offerta. Si tratta del brasiliano del Frosinone, Eder, ad un minuto dal 90°. Antonio, un pallone d'oro sulla testa. De Lucia è battuto, ma questa volta è finita davvero. 5-2 per il Livorno, con Leo Acori che torna a far festa e Spinelli che torna a divertirsi di domenica. Braglia si sarà invece divertito poco in campo e sugli spalti, quando i tifosi ospiti hanno inscenato un passo di marcia con il braccio teso a saluto romano. Se oggi squadre e tifosi fossero rimasti tutti a Frosinone, nessuno avrebbe avuto nulla.